Per fortuna non è più tanto attuale la questione morale, mi verrebbe No, passata. effettivamente siamo andati oltre, o forse andiamo nella tradizione. Adesso diciamo continua la grande tradizione italiana invece. Io ho proprio notato, ad esempio siamo qui al San Carlo, che è un teatro davvero rigoglioso, storico, uno dei nostri fiori all'occhiello, dove si sono fatte le cose più belle da Rossini, col Guglielmo Tell, il Nabucco di Verdi, la Norma di Bellini, tutte grandi opere appunto che sono state fatte nella tradizione. Continuiamo con queste grandi opere, diciamo abbiamo l'Expo di Greganti Frigerio, abbiamo diciamo il Mose di Galan Orsoni, insomma delle musiche, insomma sono delle grandi opere che seguono diciamo la nostra tradizione, quindi siamo dentro. E poi che l'altro ieri hanno fatto i Pagliacci. I Pagliacci, vedi che nella tradizione delle grandi opere, siamo sempre nella tradizione delle... In più stavo vedendo di fare attenzione invece da un punto di vista sociale, addirittura giudiziario, che ho notato lo scandalo del Carige, la Cassa di Risparmio Genova e Imperia lì a Genova in Liguria. Poi abbiamo tutta la storia di Torino, della giunta della regione a Torino. Poi abbiamo l'Expo a Milano, il Mose a Venezia, dico tutta malavita organizzata, tutta al nord, dobbiamo stare attenti che non scende al sud. Preservare il sud dalla malavita e dalla mafia e da tutte le cose organizzate, perché ho sentito già al sud gente che vuole l'associazione e non voglia avere a che fare con quella gente. Bisogna preservare, ho visto tra l'altro Galan, se le accuse verranno confermate, che lo diremo sempre per sicurezza, se le accuse verranno confermate, ho notato tra l'altro che prendeva 100.000 euro al mese pagato, quindi era una cosa pagata, in più non denunciandoli perché sono fondi neri, diciamo, sono neri, risultava che guadagnava poco, ha preso anche gli 80 euro a maggio di lei. Galan a maggio ha preso 100.000 e 80 euro.